Giornata clou, bravo, cioè, perdiamo l'ascensore. Giornata clou, appuntamento che già lo sapete, sapete o non sapete, ma tanto vi capite. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stuff. L'ascensore l'ha aperto. Vi voglio far vedere Brian senza farlo vedere di faccia come vestito. Non si vuole far coprire i piedi. A dopo. Oh, come ti amo, non è possibile in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Ti ho detto tante volte di finirla e lo finisci, ma ti la capa tosta e non capisci. Allora si scemo, 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 e allora si scemo, allora si scemo, allora si scemo. Io lo so che non avrò tempo stasera per fare una live, quindi vi voglio, visto che ho trovato un po' di tempo per, io non trovo il chiavo, per aggiornarvi nemmeno su Instagram, lo faccio qua. Praticamente quello che speravo non è avvenuto, cioè non mi hanno prescritto l'ABA ovviamente, però il foniatra si è spiegato che ha detto non te la posso prescrivere io, te la deve prescrivere il neuropsichiatra. Io con lei, perché è una donna questa dell'ASL, ho appuntamento tra 15 giorni, vedrà di anticiparmi l'appuntamento. Raga, io spero perché lo sapete oramai, sono quasi 3 anni, a maggio fanno 3 anni che io pago l'ABA. E beh, sono cagato cazzo per questo. Adesso sto andando a cambiare gli altoparlanti della di sta cazzo di macchina, perché sono una merda, si sente da un solo lato, e devo andare a fare la spesa per Brian perché ho comprato cose giornaliere, ma mi è finito sugo, mi sono finiti i legumi, mi è finito il pesce, gli devo prendere la carne, gli voglio prendere un po' di prosciutto, di risotti. Quindi adesso vado e dopo se vi posso spiegare. Però comunque ha avuto la logopedia. Lei sa fare primi. Devo vedere se vi prescrivono qualche poco di terapia pure a me. Ciao. Sapete quando sono quelle giornate? Avanti, indietro. Sembra che tu non abbia concluso un cazzo. Ecco, questo è uno di quei giorni, vabbè, perché volevo, per quella cosa di stamattina, volevo un risultato e ne ho avuto un altro, però non mi devo lamentare che 0-0 proprio non ho avuto, però, fanculo. Vabbè, niente, se sto andando a prendere il pane che prima ho pagato, però ancora non era, il forno non era pronto e adesso l'ho già pagato, lo devo solo ritirare. Domani mattina presto, prestissimo, dobbiamo andare al centro, perché martedì Brian va più presto al centro. E col foglio che gli hanno prescritto praticamente la logopedia, dobbiamo litigare per cercare di avere un posto per le terapie. Poi tra l'altro è un problema metterlo insieme all'orario che fa di psicomotricità, mi spiego. Magari gli mettono al pomeriggio la psicomotricità, no, la psicomotricità ce l'ha la mattina, lunedì, martedì, giovedì, e magari altri giorni di pomeriggio gli mettono la logopedia. Quindi questo significa che devo andare e venire, magari nello stesso giorno 2 volte. È vero che non è lontanissimo, che praticamente il centro si trova dove abitavo io prima, e vi ho sempre detto che Melito non dista troppo. Però che palle, vorrei che mi legassero i 2 orari, praticamente
fare in modo che fa un'ora e poi quell'altra. Pane caldo. Un altro alzo il pane. Ma raga, i panini caldi mi fanno impazzire. Peccato che riesco a mangiare solo un cozzo. Vabbè, meglio così. Io mangiavo la media di 6-7 panini al giorno prima. Ma devi togliere la mano. Sto facendo la N. Già finito. Vabbè. Che è sta farfallina qua? Aspetta. Oh sì. Bravo. Chiudo il vlogmas così con la luce del tablet in faccia. Brian sta cercando di addormentarsi. La luce del tablet non c'è più perché va in stand by. Brian sta cercando di addormentarsi, ecco. E io stavo nella live di Rosalba Gu, mi stavo un attimo divertendo, però adesso lo metto a fianco a Brian, mettiamo un cartone animato, una fiaba notturna, vediamo se la troviamo sulla televisione oppure la mettiamo sul tablet. Vi consiglio, voi scrivete per chi ha i bambini, fiabe italiane. Io l'ho scoperto da 6-7 mesi. No, non mi serve a Natatangelo. Io non riesco ad usare questo tablet, va bene. Perché non lo voglio riavviare. Vi consiglio queste fiabe perché appunto sono, fanno interessare parecchio i bambini. Io ho Brian che, essendo autistico, non si interessa tantissimo alle fiabe raccontate, tranne se non sono libri pop-up, quelli là che vi ho fatto vedere che io ho comprato per il compleanno. E queste fiabe così, lui le segue con interesse finché non finiscono. Ci sono alcune che sono brevi di 6-7 minuti, alcune invece vanno oltre i 20 minuti e lui le segue tutte e dopo quella si addormenta, tranne ci sono dei giorni che raga non riesce a stancarsi più di tanto, perché se ci sono dei giorni down dove non fa niente, niente proprio, non ci sono terapie, non ci sono compiti. Tipo la domenica, ieri non è uscito nemmeno e la sera ad addormentarsi fa fatica, giustamente. Dice che non mi stanco, sono abituata a fare una vita frenetica. Vabbè, ma ci mettiamo altre due attività durante la settimana. Domani vado a richiedere le terapie di logopedia a Brian, ma chissà quando me le daranno. E niente, approcciamo, voglio un attimo... Approcciamoci al discorso, perché mi sembra che qualcosa vi abbia detto nel vlogmas, forse in macchina, però andavo di fretta, dovevo andare a prendere Antonio che stava da un'altra parte di Melito, io sto cercando, no, non voglio questa, da un'altra parte di Melito, quindi ho fatto in fretta e furia. Stamattina Brian ha avuto la visita col foniatra per la logopedia. Mi avevano detto che poteva anche prescrivermi l'ABA. Io ci ho creduto, invece è una cagata a quanto pare. Io ci ho creduto e speravo che me la prescrivesse. Brian praticamente ha fatto la visita e tutto. A parte che il foniatra non vede di buon occhio l'ABA, però crede che Brian non la debba staccare. Fa più male staccarla che altro, insomma. Lui che la fa comunque da quasi 3 anni, non me l'ha prescritta, però mi ha assicurato che avrebbe parlato con la neuropsichiatra per farmi avere un appuntamento al più presto possibile per cercare, insomma, il modo di farmi prescrivere l'ABA. L'ABA a Brian tocca, però purtroppo c'è un discorso di a parte che loro escono con la scusa del io non sono d'accordo con l'ABA, in realtà c'è un discorso un po' più, come dire, complesso dietro, è che non ci sono posti per fare l'ABA, perché tipo nel centro dove Brian fa psicomotricità ci sono solo 3 terapisti ABA, quindi capirete che così, anche perché Brian, anche perché l'ABA a Napoli la stanno passando veramente da poco, da molto meno di un anno, quindi prendono 1 o 2 bambini all'anno ogni centro, quindi
E quello discorso. Dicono che non sono d'accordo col metodo, ma in realtà è perché non ci sono posti, quindi non te lo prescrivono proprio, cercano di prescriverlo il meno possibile, ecco. Ha prescritto 2 sedute di logopedia a settimana, io le vedo un po' poche, pensavo me ne dessero almeno 3. Però ha detto, signora, noi in base alla gravità dell'autismo diamo tot ore. Vabbè, comunque io non vedo mai tutto negativo, certo è che uno degli obiettivi principali di stamattina era farmi prescrivere l'ABA e attenzione, non è che se me la prescrivevano stamattina al centro Brian avrebbe fatto l'ABA tramite ASL domani. No, non funziona così, ci sono le liste d'attesa. Voi pensate, considerate che lo sapete perché chi vi segue lo sa, considerate che ci sono delle liste d'attesa per la psicomotricità che fanno paura. Tant'è vero che Brian ha aspettato 1 anno e mezzo prima di averle, che se non erano per le terapie private, Brian 1 anno e mezzo avevamo la diagnosi di autismo, ma rimaneva così con la scuola solamente. Vabbè. Ho fatto discorso lungo, era per spiegarvi che sono rimasta un po' delusa, però vediamo sempre stavo dicendo il pupazzo, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma è mezzo vuoto. Il prossimo step sarà la prescrizione dell'ABA e io ci riuscirò, perché poi, raga, voglio dire, non è che io ho avuto la diagnosi di autismo ora e pretendo l'ABA domani, anche se sarebbe un diritto di Brian. Io sono quasi 3 anni che la pago privatamente, gli tocca a Brian e la voglio. Ecco, finisce questo video così. Il vlogmas finito d'ombre, viene in mente Morositas, vi saluto, da qua, raga, voglio mettere il telefono meglio, vi saluto sempre questo brufolo che oramai gli devo fare la carta d'identità, a domani. Domani c'entro presto, il martedì è l'orario dove inizia più presto la psicomotricità e poi al pomeriggio dovrei lavorare. Non lo so, dico sempre dovrei perché ragazzi è tutta una sorpresa, il lavoro che faccio è part-time, solo il sabato è fisso. Vabbè, non mi lamento, non ci lamentiamo nemmeno a questo. Vediamolo sempre mezzo pieno il bicchiere, quando è che è pieno veramente non lo so, però io ci credo. Un bacio, vi saluto, grazie per le preghiere, perché ricordatevi che non è che non siano servite a niente, per metà è andata bene. Un bacio, grazie. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. I